Questo ragazzo è vicepresidente della commissione esteri e negli scorsi giorni ha dimostrato di essere anche molto competente, oltre ad essere un bel ragazzo, come dicevano le ragazze qua dietro. Quindi vicepresidente della commissione affari esteri, Alessandro Di Battista. Grazie a tutti. Le va di venire? Sì. Senza paura, può dire quello che vuole, dai. Su, c'ho un giro qua. Può dire quello che vuole, anche cose scomode, da querela, poi le ripeto io, tanto c'ho l'immunità. Sono una catechista. Anch'io lo... Allora, io devo dire che ho tre figli maschi, che non hanno fatto il militare, quindi non ho lavorato per la patria, pare, però posso dirvi che io... li ho istigati a delinquere, ragazzi, istigati a delinquere perché diventassero anche loro 5 stelle, come voi. Mio figlio si è addirittura licenziato per poter continuare a studiare e poter cambiare questo paese. Settimana parte, va in Africa, è un ragazzo bravissimo, ha lavorato e ha studiato, si è laureato 15 giorni fa e adesso ha detto parto perché io voglio fare qualcosa per questo paese. Io vengo da 1200 chilometri lontani, vengo dalla Puglia, sono venuta in questo paese e non voglio andare via, però oggi sono costretta a farlo, perché il nostro caro sindaco, nella, vicino a casa mia, quando doveva essere eletto, è venuto nella piazza del mercato per poter raccogliere i voti. Poi, quando l'ho chiamato, per carità, mi hanno buttato giù il telefono. Io ho un marito che ha lavorato 38 anni e adesso si trova disoccupato da un anno. Da questo mese non percepirà neanche più quella miseria che prendeva di disoccupazione. Ecco, io non è che non dormo, io forse dormo troppo, perché per me il sonno mi narcotizza. Pensare, perché io ho tre figli e non so, miei figli, quale sarà il loro futuro. Non penso a me, perché io sono vecchia ormai, sono vecchia. Ma loro cosa faranno? Cosa gli lascio? E allora, ragazzi, per me siete tutti miei figli, per me siete le nostre comete. Per favore, non deludeteci, io vi dico solo questo, non deludeteci, non deludeteci, io non posso fare nulla, perché ormai sono vecchia, sono una casalinga, ma se mi volete la spending review, io lo so fare, perché l'ho sempre fatta a casa mia, io faccio il pane, faccio la pizza, faccio le orecchiette, se volete vi invito tutti a mangiare a casa mia, io faccio tutto in casa. La spending review io la so fare e adesso non so neanche più cosa devo fare. Non lo so, a volte mi deprimo, dico ma cosa servo io? Cosa potrò mai fare? Cosa posso fare? Però c'è il Signore che mi guida, il Signore mi guida. Ieri l'ho passato tutto il giorno a catechismo con i bambini. Oggi sono una sovversiva contenta però, contenta, sono contenta. Mamma, per favore, non ti arrabbiare, sono dei bravi ragazzi. Ho litigato con mia mamma per voi, eh. Ho litigato con mia mamma e non l'ho più chiamata al telefono, davvero, non scherzo. Non scherzo, perché dice, ma quelli sono tutti cattivi. Io ho detto, mamma, sai, ho fatto una foto con Di Maio, guarda, quello che
invece adesso in televisione, eravamo al telefono. E lei mi fa: ma quelli sono cattivi, ma cosa stai dicendo? Ho detto: mamma, ma possono essere i miei figli. Mio figlio ha 25 anni. Possono essere i miei figli. E mia mamma mi fa: ma cosa stai dicendo? Cosa sto dicendo? Vabbè, ma ragiona come vuoi. Ho chiuso e boh. Adesso mi ha richiamato lei dopo 2 giorni dicendomi: ma perché non chiami? E avevo altro da fare, perché comunque io un cuore ce l'ho, ragazzi, ho un cuore che batte forte per voi. Mi raccomando. Brava! Niente armi, una matita, con una matita si può cambiare, dobbiamo cambiare, per favore, dobbiamo cambiare questo mondo, questa città, l'Italia, la dobbiamo cambiare. Io sono stata anche 5 anni all'estero, in Germania, e ci tornerei, guardi, ci tornerei, però non voglio lasciare in mano il mio paese a queste persone che comprano le mutande verdi con i nostri soldi. Grazie di cuore. Dica ai suoi figli che andranno al governo molto presto. Da qui alle elezioni europee ascolteremo bellissime parole da parte di tutti. Anche il PD parlerà di slacciare determinati vincoli, parlerà anche di abolizione del fiscal compact, sono sicuro. Le ultime 2 settimane, quando saranno disperati a guardare i sondaggi, quelli reali, inizieranno a parlare di abolizione fiscal compact, di euro bond, di tutti a casa, diranno questo, reddito cittadinanza, tutti a casa, diranno questo. Quel che dobbiamo ricordarci, perché dobbiamo avere memoria, è la credibilità. Al di là dei risultati concreti che abbiamo ottenuto, e prima ve li hanno raccontati Giorgio e Laura, ai quali vanno aggiunti 2 importanti che ci dimentichiamo. Se oggi si scatenano tanti arresti, tante inchieste, tante indagini, se ci sono anche dei fior di giornalisti liberi, perché ce ne sono, non sono tanti, ma sono fior di giornalisti che scrivono dei pezzi scomodi contro la mafia, contro la collusione, la collisione tra mafia e Stato, sulla trattativa Stato-mafia, è anche grazie ad una sponda che all'interno del Parlamento è rappresentata dal Movimento 5 Stelle, perché sanno, anche i giudici di Palermo, di Matteo e compagni, sanno che noi gli daremo sempre una mano, che stiamo sempre dalla parte dei giudici di Palermo e dei giornalisti liberi, e non stiamo dalla parte del Presidente che in maniera vergognosa non va a testimoniare a Palermo, a dare una mano a quei giudici che vogliono fare chiarezza sulla trattativa Stato-mafia. Un altro risultato che poi è anche sinonimo, è una delle grandi critiche che ci fanno, stanno sempre sui tetti, così, no? In televisione. Su quel tetto, tra l'altro, c'era anche Giorgio e c'era Laura, siamo saliti non soltanto per difendere l'articolo 138, ma perché sapevamo già, e non perché siamo veggenti, perché li vediamo in faccia ogni giorno, perché vediamo la mafia in faccia tutti i giorni in quel palazzo, li vedevamo in faccia e sapevamo che volevano continuare e proseguire quelle riforme costituzionali già pensate da un tal Licio Gelli, il gran maestro della loggia P2, condannato addirittura, ho scoperto ieri, per depistaggio sulla strage di Bologna, che ha dettato le riforme costituzionali a Berlusconi, che ci ha provato molto tempo, i quali le ha dettate a Verdini, i quali le ha dettate alla Boschi e che le ha dettate a Renzi. Questo è un po' il percorso. Noi sapevamo che sarebbe successo questo e siamo saliti su quel tetto. E abbiamo, grazie alla disobbedienza civile, che è l'unica cosa che ci salva, quando sei in dittatura governativa e dittatura mediatica, quando non fanno uscire quello che tu fai, quando si applicano norme transitorie che non esistono come la ghigliottina, tu devi utilizzare il sistema della disobbedienza civile non violenta per far uscire fuori delle tematiche. È un dovere di un popolo sovrano disobbedire, è un dovere, non soltanto un diritto. Comunque da qui alle europee i mantra saranno, dicono sempre no,
L'altro giorno uno giornalista, abbiamo parlato a Malagrotta di tante tematiche, di inceneritori, di rifiuti, delle nostre proposte di legge addirittura sul voto a rendere, della guerra in Afghanistan che ci costa 2,6 milioni di euro al giorno. Chiedete a un elettore del PD se è d'accordo a spendere 2,6 milioni di euro al giorno in Afghanistan per una guerra non nostra. Chiedetegli sugli F-35, come diceva Giorgio, fategli queste domande. Ecco, mentre noi parlavamo di questo si è avvicinato una giornalista e mi ha fatto questa domanda: ma voi dite sempre no? Al che io ho risposto no. Possibile che questa sia la domanda che ci interessa? Voi dite sempre no. Non diciamo no. Se si tratta di una legge sul conflitto di interessi diciamo sì. Se si tratta di una vera legge anticorruzione diciamo sì. Se si tratta di cacciare i lobbisti dal Parlamento diciamo sì. Se si tratta di cacciare i mafiosi dal Senato diciamo sì. Se si tratta di cacciare l'autista del camorrista Raffaele Cutolo che ci sia da 8,5 metri dove stiamo seduti noi diciamo sì. Se si tratta di far lavorare un Parlamento libero diciamo sì. Se si tratta di eleggere un Presidente della Repubblica non diciamo dignitoso diciamo sì. Se si tratta di rifiutare tutti i soldi perché i soldi fanno schifo, fanculo ai soldi, diciamo sì. Siamo per il sì. Siamo per il sì. Io mi ricordo quando magari è capitato a qualcuno, andavamo agli spettacoli di Beppe e lui diceva certe cose prima ancora che davvero utilizzassimo la rete come la stiamo utilizzando adesso, che ci informassimo come ci siamo informati adesso. Uscivamo fuori dallo spettacolo di Beppe Grillo con la sensazione mix di frustrazione, depressione, ma io veramente non sapevo nulla di tutto questo, non so se vi ricordate, ma veramente succede questo? No, non ci posso credere. Ti sentivi un fallito, ma mi hanno preso in giro, sì. Mi hanno preso quando dice sì. Oggi se andiamo invece in queste piazze, come stiamo girando l'Italia sempre, tutti voi conoscete perfettamente il nostro lavoro, perché grazie alla rete, a questo lavoro che facciamo incessantemente dalla prima settimana in cui siamo usciti fuori dal Parlamento, stiamo sempre in mezzo alla gente, raccontiamo tutto quello che facciamo, siamo pronti. Se c'è uno che ha votato il PD e vuole farci una critica qui, o Forza Italia, e vuole farci una domanda scomoda, venite qui perché il microfono è a vostra disposizione, sempre, sempre, venite e parlate. Ecco, ormai c'è un livello di informazione altissimo, perché tutti voi conoscete la ricapitalizzazione della Banca d'Italia col decreto Banca d'Italia, che c'è appunto per il quale ci hanno sanzionato. Tutti voi conoscete chi c'è dietro all'Expo, le cooperative rosse, dietro al TAV, lo sapete perfettamente, conoscete il passato di Dell'Utri grazie alla rete, conoscete il passato di Berlusconi, il passato di Renzi, perché quanto è stato aiutato quando è diventato sindaco a Firenze dalla stessa ala con la quale oggi prova a fare le riforme istituzionali. C'è un livello di informazione, c'è uno zoccolo duro in Italia di cittadini sovrani informati che è incredibile, che è un nostro orgoglio, un vanto. In nessun paese al mondo c'è uno zoccolo duro di cittadini che vantano l'informazione che vantiamo noi in questa piazza oggi a Torino, nessuno al mondo. Poi c'è un'altra parte di italiani che sono affetti da quel che definirei sloganpatia, che per paura non si lasciano andare, non si iniziano ad impegnare, perché è comodo aspettare un salvatore della patria, è comodo delegare, è comodo votare e fottersene, lo sappiamo perfettamente. Con loro dobbiamo avere pazienza, spiegargli le cose per bene, non essere eccessivamente duri, sicuri della nostra verità, accettare anche le critiche quando ci vengono fatte, delle critiche in buona fede, e parlarci e spiegargli tutte le questioni, aprirgli un PC, fargli vedere un nostro intervento, questo dobbiamo fare. Poi c'è un'altra parte, purtroppo, che è assuefatta, che non gli fa schifo il fatto che vengano fatte delle riforme istituzionali con un uomo che ospitava i mafiosi, non gli fa schifo che tranquillamente lasciamo scappare Dell'Utri, poi grazie a Dio è stato arrestato, non gli fa schifo che il coordinatore della nuova truffa a destra a Reggio Calabria sia stato condannato, o che addirittura Genovese del PD, dobbiamo esprimerci a breve sul suo arresto, è un deputato, un nostro collega che ci siede a 25 metri invece a destra, per il quale appunto la magistratura ha chiesto l'arresto. Non si stupiscono molte persone perché siamo assuefatti, perché apriamo un giornale, si leggono inchieste, indagini e compagnia bella. Ecco, dobbiamo fargli capire che l'onestà è molto bella. Io sono fiero, orgoglioso di lavorare in Parlamento con i miei colleghi, che sono fratelli oltre ad essere colleghi, mi sento fiero di essere italiano, cammino a testa alta, forse ho commesso qualche errore, ma sono una persona onesta. Per la mia campagna elettorale ho speso 144 euro, non ho la mafia alle spalle, non ho la massoneria, non abbiamo gruppi di potere, non abbiamo ricevuto finanziamenti da industriali, è tutto lì, il cuore sono i soldi, sono solo i soldi.
Riva, quello dell'Ilva, finanziato contemporaneamente Bersani, che viene considerato una brava persona, con 98.000 euro, e contemporaneamente Berlusconi. Chi vince vince, l'essenziale è che quando entri in Parlamento ti ricordi del favore che ti è stato fatto, ti ricordi quei quattrini che ti sono stati dati, e questo è un po' il concetto. Per questo dobbiamo eliminare i soldi dalla politica, per questo insistiamo sì sulla rendicontazione, anche sugli scontrini fino all'ultimo centesimo, perché se togli i soldi dalla politica crei onestà lì dentro. Credo che siamo estremamente informati. Credo che sta nascendo da Torino a Pantelleria un popolo sovrano per la prima volta, e questa stessa sovranità, che è una parola bellissima, andremo a imporre in Europa, imporre. Il Movimento 5 Stelle, concludo, nasce per due ragioni principali. La prima, creare un controllo popolare intorno al potere. Il fatto che noi stiamo sempre in mezzo alla gente, senza scorta, e che sì, funzioniamo anche perché temiamo i cittadini, ed è giusto, perché un paese funziona quando le istituzioni temono i cittadini e non funziona quando succede il contrario. Il controllo popolare è importantissimo, partecipare, espulciarci qualsiasi cosa e non fidarsi neanche di quello che noi oggi diciamo su un palco, ma anche è strano, noi siamo entrati in Parlamento l'anno scorso. E la seconda ragione è creare sovranità, è quello che porteremo in Europa, una sovranità bancaria. Il Movimento 5 Stelle vuole una banca pubblica e nazionalizzata, sovranità monetaria. Il Movimento 5 Stelle ambisce ad avere una moneta unica, statale, che appartenga all'Italia. Chiaramente è un percorso. Il Movimento 5 Stelle vuole la sovranità energetica, la possiamo creare. Guardate il sole, anche qui a Torino che stiamo al nord c'è un sole stupendo. Possiamo essere autosufficienti dal punto di vista energetico, autosufficienti dal punto di vista alimentare. Se siamo sovrani dal punto di vista energetico, alimentare, politico, legata all'informazione, è tutto qui il concetto, la sovranità. 1000 cellulari adesso stanno riprendendo e queste informazioni andranno in rete, le sparerete in rete e resteranno lì per l'eternità. Questo che significa? Che siamo noi che stiamo creandoci la nostra informazione senza intermediari, perché intermediare è sempre, sempre un modo per esercitare il potere, sempre. E la stessa cosa, il partito, oggi come oggi, con la rete, con il web, con la possibilità di decidere, di scegliere Rodotà Presidente della Repubblica, di scegliere sì o no all'abolizione del reato di clandestinità, di scegliere qualsiasi cosa, un domani sceglieremo qualsiasi cosa assieme in rete, qualsiasi cosa, e noi stiamo partendo con un percorso. Oggi i partiti con questo sistema sono una forma di intermediazione obsoleta, non c'è più bisogno di intermediazione tra istituzioni e cittadini, i cittadini si stanno facendo istituzioni, è quello che stiamo facendo da un anno a questa parte, contro tutto e tutti, perché abbiamo contro tutto e tutti. Bravo! Oggi la guerra democratica non è più tra destra, sinistra, capitalismo, marxismo, questa è roba dell'Ottocento, è vecchia. Oggi è tra un popolo sovrano e dei disonesti, tra persone oneste e tra farabutti, di questo si tratta. E dobbiamo decidere tutti quanti da che parte stiamo, da che parte stiamo. Noi ce la stiamo mettendo tutta, ma chiaramente stiamo aprendo una breccia. Oggi ci sto io, c'è Giorgio, c'è Laura Castelli, ma due legislature, massimo due legislature e poi a casa. Qui in questa piazza ci sono i futuri deputati, senatori, sottosegretari, ministri della Repubblica, presidenti del Consiglio e magari Presidente della Repubblica. Di questo si tratta. Quando nel 2008 io stavo a un bar di Torrevecchia, che è un quartiere di Roma, con altri quattro amici e scrivevamo il programma del movimento, allora si chiamava Lista Civica Amici di Beppe Grillo, e scrivevamo il programma per le comunali. Arrivava il cameriere e diceva: che prendete due spritz, due birre, ma che state facendo? Stiamo scrivendo il programma. Ah, per cosa? Per il comune di Roma, poi anche per il paese, perché andiamo in Parlamento. Voi, ci guardava il cameriere, voi in Parlamento? Sì. Nel giro di quattro anni, due di quei quattro sono diventati parlamentari della Repubblica. Cioè, non so se ci rendiamo conto di quello che sta succedendo. E i prossimi sarete voi, evidentemente. Io vi ringrazio, credo che dobbiamo parlare in maniera pacata da qui alle elezioni europee, dobbiamo stare molto attenti alle parole, dosarle, non dire più tutti a casa, ma recatevi nelle vostre dimore. C'è bisogno di questo, sì, assolutamente, assolutamente. Uno vale uno, non si può dire, se no siamo eversivi, ma ciascuno unità equivale a unità medesima, dobbiamo dire questo. Perché appunto qualsiasi parola viene usata contro di noi, bene, va bene, è giusto, perché se abbiamo i mezzi di comunicazione contro significa che stiamo lavorando bene. Se abbiamo contro la RAI, dalla quale vogliamo liberare dai partiti, significa che stiamo lavorando bene. Se abbiamo contro Mediaset perché gli vogliamo far pagare a Berlusconi le tasse per le concessioni televisive che non ha mai pagato quel delinquente,
Va bene, se abbiamo contro i giornali che, Fatto Quotidiano a parte, ricevono i finanziamenti pubblici ai partiti che noi vogliamo toglierli, e se li vogliamo togliere è normale che scrivano qualcosa contro noi, va benissimo, evidentemente stiamo lavorando bene. Se oggi tutte... sì, le slot machine, sì, certo, pure le slot machine, noi non abbiamo preso niente le slot machine, giusto? Mazzolare? C'è uno moderato. Significa che stiamo lavorando bene. Credetemi, stiamo lavorando molto molto bene. Il fatto che in questi giorni oggi Renzi inizia un po' a attaccare molto il Movimento 5 Stelle, prima mi chiedevano, ma Renzi ha detto questo, che rispondi? Cioè, che rispondi? Cioè, 12 ore al giorno in televisione, sempre, addirittura c'è la televisione spenta, si accende da sola e compare Renzi, solo l'avete visto. È morto! Lo trovi in ogni, che ne so, c'è la puntata di Super Quark e lo trovi vestito da Palombaro che... va alla prova del cuoco, lui che impasta gli gnocchi di semolino. È incredibile, è stato boom. Ma guarda che questa cosa è un boomerang, dici? È apparso pure sul mio telefono. Buttalo. È apparso da solo sul tuo cellulare. Sì, queste sono delle cose, sì. Se lo portate via dall'ambulanza per fuori, ragazzi. Allora, la strada è quella giusta, c'è l'opportunità vera di vincere le elezioni europee che ci darebbero appunto il potere, come dire, contrattuale per smuovere l'opinione pubblica e chiedere a gran voce al presidente Napolitano di sciogliere le Camere e indire nuove elezioni politiche che potremmo vincere. Qualora Napolitano non lo facesse, vi chiederemo democraticamente, pacificamente, in maniera non violenta, con le carrozzine, di raggiungerci a Roma. Circonderemo il Parlamento, lo circonderemo. E grideremo arrendetevi, siete circondati, faremo un cordone verso la Svizzera, come un 2-3 non si muove una foglia, tipo il cammino di Santiago, gli daremo ai Bersani, ai Franceschini, ai Cicchitto, alle Sant'Anchè, dei buoni pasto, delle cose da mangiare, come il cammino di Santiago, verso la Svizzera li mandiamo tutti via. Questo succederà, ma questo può succedere anche in Piemonte. E per questo vi chiediamo di sostenere al massimo il nostro candidato presidente che ho l'onore di presentare, perché ricordo io stavo in America Latina e mi vedevo questo matto da solo contro tutti che mostrava, che diceva di rinunciare ai soldi nel Consiglio regionale in Piemonte, da solo contro tutti, è un orgoglio per Torino e per tutto il Piemonte. Sostenetelo perché c'è l'opportunità davvero di vincere anche qui in Piemonte, grazie a tutti e ricordatevi che l'unico modo per realizzare un sogno è svegliarsi, grazie a tutti.